In questa lezione parliamo di concentrazione, cioè di cosa fare quando il cervello inizia a fare tutto fuorché studiare. Ok, mettiamo in chiaro subito una cosa: niente tecniche di respirazione, niente discorsi sulla motivazione e neanche indicazioni su come riordinare la scrivania e avere la giusta illuminazione. La prima domanda che dobbiamo farci è se veramente ci interessa quello che stiamo studiando, perché è ovvio che se non ci piace, tutti i tentativi di concentrarci, di rimanere concentrati sul libro, vanno a farsi friggere. È normale che noi dobbiamo studiare delle cose che non ci piacciono o che comunque abbiamo voglia di fare tutt'altro. I libri e gli obiettivi che ci mettiamo sono tutt'altro che incoraggianti. Proprio oggi parlavo con un'amica, Elena, che mi diceva: guarda, ho difficoltà a concentrarmi, devo studiare per due esami, ho una settimana per preparare entrambi gli esami e subito dopo nel messaggio mi ha detto: non riesco a concentrarmi. Ecco che abbiamo già la prima spiegazione: non riesci a concentrarti perché ti sei messa degli obiettivi irrealizzabili, quindi il tuo cervello tenta di scappare rispetto a quello che deve fare. È per quello che insisto sempre sullo scegliere una cosa da fare, una cosa al giorno, non mettersi obiettivi di medio e lungo periodo, e questo è anche un obiettivo fra una settimana, non esagerare con gli obiettivi, decidere durante la giornata come organizzarla, che cosa fare, che cosa studiare, quante pagine studiare durante la giornata. Che significa anche mettersi una piccola sfida giornaliera, darsi delle regole, perché altrimenti senza le regole il cervello è più portato a vagare. Quindi ecco che abbiamo le prime indicazioni per ritrovare e mantenere la concentrazione. Primo, studiare una sola cosa. Secondo, mettersi gli obiettivi giornalieri, non settimanali o mensili. E terzo, fare in modo che questi obiettivi non siano troppo alti, irrealizzabili. Voglio spendere due parole anche su questo discorso di farsi un calendario o comunque mettersi degli obiettivi giornalieri, nel senso, quando bisogna studiare però per quell'esame, per quella cosa che abbiamo scelto di studiare, ecco, io suggerisco sempre di fare quello che si chiama apprendimento diluito, che è una cosa che insegno nel corso Memovia. Apprendimento diluito significa spezzettare l'apprendimento durante la giornata. Per esempio, se si hanno a disposizione 2 ore durante la giornata per studiare, secondo me è meglio fare 4 sessioni da mezz'ora. È vero che il grado di concentrazione in quella mezz'ora in cui studiamo è più basso, però è anche vero che il cervello quando inizia a studiare è sempre fresco e sicuramente all'interno di 2 ore di studio consecutivo senza pause il cervello tende a stancarsi di più, mentre in mezz'ora si stanca meno ed è più focalizzato. Per quanto riguarda il tempo di concentrazione, ovvero il tempo che dobbiamo stare davanti al libro e cercare di arrivare a quello stato di concentrazione molto profondo, anche qui consiglio di allenarci, di mettersi dei micro obiettivi. Per esempio, in quei 30 minuti cerco di fare 5 minuti di concentrazione profondissima in cui non faccio altro, non penso altro. Mano a mano che divento bravo o brava a fare questi 5 minuti di super concentrazione, li estendo a 7, 10, 20, fino a arrivare a una sessione di studio di 30 minuti che è veramente di 30 minuti iperconcentrati. Poi per quanto mi riguarda, io non sono per tecniche come quella tecnica del pomodoro che dice che bisogna studiare solo per 30 minuti. Diciamo che la tecnica del pomodoro è più una tecnica anti-procrastinazione. Serve per iniziare a studiare. Il pomodoro ti dà il là. Poi finché dura, dura. Se riesci a studiare 40 minuti e non 30, tanto meglio. Se riesci a studiare 1 ora di seguito veramente concentrata, tanto meglio. Adesso immaginiamo di essere effettivamente entrati nello stato di concentrazione. Abbiamo deciso che durante la giornata studieremo un argomento per un solo esame, abbiamo scelto una nostra mezz'ora, per esempio la mattina, per studiare, e ne faremo un'altra mezz'ora oggi pomeriggio, un'altra mezz'ora stasera. Adesso siamo davanti al libro, però ci rendiamo conto che anche in quei 5 minuti in cui dovremmo mantenere la concentrazione la testa vaga un po'. Ecco, dobbiamo individuare come mai vaga, o meglio qual è stato l'elemento che ci ha portato a vagare.
creare a distrarci. L'elemento che porta di più a distrarci è la televisione, è la musica in sottofondo, sono i rumori, oppure questo, il cellulare con le sue notifiche, sicuramente ci porta fuori da quello stato di concentrazione che stiamo veramente faticando a raggiungere, e poi rientrare nello stato di concentrazione è un bel casino. Mi permetto di dare anche un'altra piccola indicazione per chiudere questa lezione, che la concentrazione stranamente si perde di più quando siamo al chiuso, perché il cervello al chiuso si annoia e quindi si deconcentra, ha bisogno di trovare qualcosa per riattivare il ciclo dell'attenzione. Quindi, se possibile, il più possibile, variamo il posto e i tempi in cui decidiamo di studiare, e se possibile quando fa bel tempo, come per esempio in estate o in primavera, in estate cerchiamo di studiare all'aria aperta. Quanto mi piace la frase di Hermann Hesse, che ha detto: quando una persona rivolge tutta la sua volontà verso una cosa, finisce sempre per raggiungerla.